Le lacrime delle donne sono solo sudore degli occhi. I cavoli rifritti uccidono i poveri maestri. Mai la natura e la sapienza dicono cose diverse. L'unica via che porta a una vita tranquilla è quella che passa attraverso la virtù. È pura follia fare una vita da poveraccio per essere ricco quando morirai. È raro trovare insieme bellezza e castità. Nessuno ha mai raggiunto gli abissi della malvagità tutti in un colpo. L'avaro è senz'altro un pazzo. Che senso ha, infatti, vivere da povero per morire da ricco? Nelle piccole cose come nelle grandi cose ognuno deve conoscere e tenere ben presente i propri limiti. Si deve conoscere la propria misura. La sola e unica nobiltà è la virtù. Quanto più i quattrini aumentano, tanto più ne cresce la voglia. A Roma tutte le cose hanno un prezzo. Nessuna fiducia nell'aspetto esteriore. Al fanciullo si deve il massimo rispetto. Chi rincorre avidamente tesori non conosce il rispetto della legge, la soggezione e la vergogna. Non è facile emergere per coloro ai cui meriti è di ostacolo la scarsezza dei mezzi. Coloro per i quali l'unica gioia consiste nel mangiare possono dare soltanto quell'unico, bestiale significato alla propria esistenza. Farcigolare i letti altrui è un'abitudine che si perde nella notte dei tempi. C'è chi, come prezzo del proprio misfatto, ebbe la forca, chi la corona. Questo è il primo dei castighi. Nessun colpevole può essere assolto dal tribunale della sua coscienza. Quello di essere poveri e di voler vivere da ricchi è un vizio molto diffuso. L'aspetto più atroce della povertà è costituito dal fatto che rende ridicoli. Un intero gregge in campagna perisce per la rogna di un solo animale. Molto difficilmente possono emergere coloro alle cui virtù è ostacolo insuperabile la scarsezza del patrimonio. La povertà non ha nulla di più duro che il rendere gli uomini ridicoli. Qui tutti pretendono di vivere da ricchi senza avere un soldo. La cosa peggiore che ti regala la miseria è quella di renderti ridicolo a tutti.
L'infelice povertà nulla ha in sé di più doloroso che l'essere esposta ai motteggi degli uomini. Tardi si pente del duello chi ha già l'elmo. Da ciò le ire. Questa frase, tratta da un verso di Giovenale, si usa per indicare un fatto provocatorio di discussioni o di liti. Questo voglio, così comando, che il mio volere valga da ragione. Questo voglio, così ordino, la mia volontà valga al posto dell'argomentazione. Parlare apertamente e per amor di verità rischiare la vita. Questo bisogna chiedere nelle preghiere, una mente sana in un corpo sano. Se anche non fosse del mio carattere, è l'indignazione che mi costringe a scrivere versi. La reputazione e il credito dipendono soltanto dai quattrini che uno ha in cassaforte. Noi consideriamo inoltre felici coloro che dall'esperienza della vita hanno imparato a sopportarne i mali e senza dissertare sui loro affanni. Infatti, se vuoi smetterla con questa vita, ecco che ti trattiene il laccio d'un'ambizione malsana, di cui non puoi più fare a meno, e l'insanabile mania di scrivere, che invecchia nel tuo cuore malato. Sempre la vendetta è il godimento di un animo da poco, di un animo pauroso e gretto. Puoi averne subito la prova. Nessuno gode della vendetta più della donna. Una moglie perfetta, bella, elegante, ricca, feconda, di buona famiglia e di ottima moralità, ammesso che esista, sarebbe insopportabile per chiunque. Quale nobiltà, quale bellezza, quale virtù valgono tanto da sentirsele rinfacciate di continuo? Solo la morte rivela quale misera cosa siano i corpi degli uomini. I piaceri riescono tanto più cari quanto più raro ne è il loro uso. Se vuoi gustare veramente un piacere, conceditelo raro. Non devi fare del male perché possa venirne del bene. La natura, dando le lacrime al genere umano, attesta di averlo fornito anche di un cuore facile alla commozione. Questa è la parte migliore della nostra coscienza. La pena più tremenda è portare in cuore, notte e giorno, il testimone delle proprie colpe. Niente è più temibile di una donna che ha subito l'onta di essere respinta. Chi potrà sopportare una moglie dotata di tutte le qualità? L'odore dei soldi è buono, qualunque sia la loro provenienza. Spesso si è indulgenti nei confronti dei corvi e si condannano le colombe.
Il denaro si piange con un dolore più profondo di quello per gli amici o i parenti. Il viaggiatore con le tasche vuote al ladro canterà in faccia. La critica è indulgente coi corvi e si accanisce con le colombe. Io vi ascolto, vecchi amici, è un pezzo che mi dite, metti un catenaccio. Impediscile di uscire, virgolette punto, ma chi mi sorveglierà poi i custodi? Mia moglie è abile e comincia proprio da quelli.